Vicepresidente, prosegue un accordo importante con l'Università di Padova da parte della Regione per fotografare il territorio e per controllarlo. Ma credo che abbiamo notato in questi anni che le cartografie regionali, le cartografie comunali, tutti i dati che abbiamo molte volte a fronte delle emergenze, siano esse ambientali, vedi le alluvioni, siano esse di consumo del territorio, ci troviamo con cartografie, non dico non aggiornate, ma non coordinate, non chiare, non moderne. E allora credo che oggi bisogna cominciare, visto l'accordo fatto importante con la università da parte della regione, a immaginare un qualcosa accessibile a tutti, in cui le informazioni siano di tutti, non costino niente, soprattutto, e ci dicono esattamente tutto ciò che dobbiamo sapere del Veneto, sul piano ambientale, quindi rischio idrogeologico, sul piano del consumo del suolo, sapere esattamente quanto suolo stiamo consumando e abbiamo consumato e cosa si deve fare per non consumarne più, sul piano dei vincoli, quanti ce ne sono, quanti ci sono ancora e sono attuali, quanti sono finti e vanno cancellati, cioè dobbiamo dare cartografie, strumentazioni, visto che oggi la tecnologia ce lo consente, l'università ha gli strumenti per farlo, ma se dei padovani sono oggi in orbita terrestre con la missione Rosetta, perché questi stessi non ci stanno e ci stanno aiutando a darci informazioni perché il Veneto sia totalmente monitorato, ma per il bene dei cittadini, quindi non per vincolarlo, ma per renderlo accessibile, fruibile e conosciuto. Questa è l'iniziativa di questa giornata, questa è la voglia di fare un grande accordo con la Università di Padova e con le Università del Veneto per avere un Veneto aperto, un Veneto accessibile. La parola open data, dati aperti, comincia da oggi rispetto al tema del territorio.